Ed ecco l'occorrente per creare la nostra decorazione bellissima a forma di mongolfiera. L'oggetto della nostra decorazione sarà lei, una lampadina di queste a cipolla, come si chiama? Non so, una lampadina comune, diciamo così. E poi ci occorreranno degli smalti per unghie, dei colori che preferite, degli strumenti come forbici, forbicine, taglia balza, del solvente per le unghie e qualche dischetto per le correzioni, dei cordoncini, io ne ho rossi e dorati, e poi qui ho questa vecchia rifinitura da mobilio, ma voi potete utilizzare qualunque tipo di abbellimento che vorrete per le vostre mongolfiere. Ci occorrerà anche un tappino. Questo è il tappino di uno sciroppo. E ci occorreranno, se li avete, anche dei pennarelli permanenti, quelli per scrivere sui CD. Ci occorrerà il fermo di una pallina. Toglierò il gancetto e utilizzerò solo il gancetto perché mi servirà appunto come gancetto per la mia pallina. Iniziamo subito. Come prima cosa, con un po' di solvente per le unghie, elimino, se riesco, tutte le scritte dalle lampadine. Questo non è sempre facilissimo da fare, quindi se avete l'acetone è pure meglio. Adesso la parte più antipatica di tutto il lavoro. Dobbiamo sganciare la ghiera dalla lampadina e eliminare la parte centrale. Con le punte delle forbicine sollevo piano piano la ghiera e la forzo un po' man mano. Ecco qua, in poco tempo, come vedete, salterà via. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare la parte centrale, quindi forzo leggermente e tolgo il tubicino centrale. Non poggiate le mani. Quindi vado al centro, zona in cui c'è un buchino, e comincio a martellare un po'. Ecco, siamo entrati, si è rotta la parte centrale. Adesso credo che tutti i pezzi potranno venire fuori. Tiriamo fuori tutto l'armamentario interno e pulisco tutta la mia lampadina. Voilà, stando attenta a non mettere le dita qui, perché qui ci si taglia. Ora, per dare la traccia del mio smalto, quindi per definire quella che è la forma del disegno, userò proprio i pennarelli permanenti. Quindi traccio una bella linea rossa e cerco di stare il più dritta possibile. Se dovessi sbagliare, non importa, passo con l'acetone, quindi vado prima così, in maniera molto scialla, divido la lampadina in quattro, quindi in otto. Se avete i pennarelli permanenti, potete anche fare tutto il lavoro con loro. Io per esempio non ho un bel verde con gli smalti, quindi per la parte verde userò un permanente verde, vedete che risulterà comunque molto molto chiaro rispetto allo smalto. Accanto al verde metto un bel rosso. Bello questo blu, e adesso accanto al blu un'altra punta di rosso. Ora piano piano con la colla farò appiccicare dei laccetti.
punti dorati proprio qui nelle congiunzioni tra un colore e l'altro. Metto della colla, quindi con uno stuzzicadenti passo lì dove voglio che il cordoncino si fissi, e senza perdere molto tempo prendo il cordoncino e lo fisso esattamente lì dove voglio che rimanga. Prendo il mio tappino e con un bulino pratico dei buchini e li allargo ben bene. Faccio in modo che possa entrarci il filo. Ok, adesso prendo uno smalto e lascio asciugare. Faccio prima i lati e poi naturalmente la base. Qui in mezzo ad ognuno di questi attacco un altro filetto e lo attacco abbastanza lungo. Posso mettere un punto maggiore di colla e attacco un filo leggermente in esubero, così. Quindi sopra quelli ne attacco uno che esca un po'. Quindi, partendo da un punto assolutamente a caso, mettiamo della colla su tutte le parti qui dove non ne abbiamo messa. Quindi partiamo da un punto a caso, vi dicevo, magari da qui, e comincio ad arrotolare attorno all'imboccatura della lampadina. Quindi taglio e porto dentro a fermare così, voilà, il giro. E sporcando i capetti che abbiamo lasciato un po' più corti, questi qua, li portiamo dentro la nostra mongolfiera. Quindi, in maniera molto veloce, quindi li sporchiamo e li agganciamo dentro. Questo serve per dare un effetto poi visivo molto carino alla mongolfiera. Benissimo, adesso prendiamo il nostro tappo all'interno di ogni buchino che avevamo precedentemente fatto. Facciamo un nodino. Ok, il primo è semplice, per il secondo dobbiamo stare attenti con le misure. Ok, una volta annodati tutti i filini, attacco la pistola a caldo, perché mi servirà per il passaggio successivo, e taglio tutti i disavanzi di filo. È arrivato il momento della decorazione. Vi ricordate che io vi ho detto che avrei usato questa? Bene.
la rompo pallino per pallino su ogni pezzetto, attacco un pallino. A questo punto prendiamo la pallina di cui abbiamo parlato prima, togliamo la parte superiore e taglio anche le due alette che fuoriescono di fil di ferro. Adesso dobbiamo riempire di colla a caldo questo tappino senza bruciarci, mi raccomando, e schiaccio al centro della mia mongolfiera. Bene, adesso io farò un in più, voi fatelo se ce l'avete, altrimenti fa niente, con un contour liner che è appunto una pasta di contorno. Farò delle linee. Ed ecco la nostra mongolfiera alla fine di un lavoro certosino. Bene, adesso la lascio asciugare completamente, vi faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Questo lavoro non ve l'ho fatto vedere perché è un lavoro un pochettino più certosino, ci vogliono materiali un pochettino di nicchia e di conseguenza ho detto vabbè, do l'idea, poi loro lo faranno come meglio crederanno. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo e buona preparazione al Natale. Ciao!